esco di casa e dal balcone vedo la pagoda dell'Uekigami Hommonji e delle persone che fanno Hanami, ovvero che stanno andando a vedere i fiori di ciliegio. Finalmente un po' di bel tempo anche a Tokyo. Io non ho fatto altro che stare in giro per lavoro. Qui non ha fatto altro che piovere. Oggi, che è il primo aprile, finalmente è il primo giorno utile per me per andare a vedere i fiori. Mi chiama Hiro e mi dice: guarda che qua c'è il delirio. E allora c'ho un aereo fra un'ora e mezza. Prima di andare a prendere l'aereo passo al tempio di Hiro a vedere il delirio. Vediamo se è veramente così. Wow! Entriamo al tempio Yogenji. Qui vedo due bandiere con su scritto Hana Matsuri, ovvero la festa dei fiori. Vediamo che stanno facendo. Qui al centro c'è un mercatino dell'usato e poi vedo diverse bancarelle. Qui c'è la camionetta della pizza. Qui vendono dei fiori. Qui ci sono delle bancarelle per le bevande. Ai giapponesi piace bere mentre guardano i fiori. Poi qui c'è anche la immancabile yakisoba, che non mangio perché non ho tempo. Konnichiwa! Ciao! Steki desu ne! Arigato! Steki desu ne! Ya! Hase kaite ru yo! Mata ne! Scendiamo di qui e andiamo dietro al tempio. E questa è la scalinata che si vede da casa, che avete visto a inizio video. Salendo la scalinata, nel cimitero sulla destra, quest'albero attira la mia attenzione. Ora camminiamo verso la pagoda. Per l'occasione vedo che hanno aperto la pagoda e adesso è possibile vedere le immagini sacre che sono contenute all'interno. È la prima volta che le vedo e mi piace molto.
Qui c'è la gente che va a fare le preghiere in fila. Hanno messo un elefante fuori, che è la prima volta che vedo. Lì c'è il braciere sacro. Ci andiamo a fumicà. Hanno iniziato una preghiera nei pressi della pagoda, credo. Anche qui le solite bancarelle, yakitori. E questa è la scalinata principale, l'ingresso principale di Ikegami Hommonji. Torno a casa, sennò perdo l'aereo. Matte, というのに逃げちゃうの？こんにちは。こんにちは。こんにちは。さっきからなんか気になってるようなもんで。じゃあねー。はい、タッチ、はい。はい、バイバイ。バイバイ。C'è poco da fare, i bambini mi adorano. Poi specialmente qui in Giappone che mi vedono gigante. Io all'asilo devo lavorare, che questi mi ammazzano. Sai chi li mi fanno perdere se lavoro con i monelli all'asilo? Gente che fa fotografie un po' ovunque. Qui c'è il tempio che preferisco della zona. So che all'interno non ci sono ciliegi, però vado sempre a sbirciare perché mi piace il giardino. Il fiume Nomigawa
si è colorato di rosa e di bianco, tutti i petali sul fiume. E siamo ritornati nei pressi dello Yogenji, che sta lì, il tempio di Hiro. E questo, ragazzi, è più o meno come i giapponesi di quartiere, direi, apprezzano la fioritura dei ciliegi. Quando c'è bel tempo e magari è fine settimana, oggi effettivamente è sabato, la gente passeggia, va in giro, fa foto, apprezza insomma questa fioritura dei ciliegi. Ed eccoci arrivati a fine video, sono le 3:05, ora torno a casa, mi preparo. Fortunato io che sono riuscito a fare un po' di hanami quest'anno, che non pensavo di poter andare a vedere i fiori con gli impegni di lavoro. Mi sono ritagliato questi tre quarti d'ora per fare una passeggiata. E voi cosa avete visto? Avete visto come i giapponesi di quartiere, in questo caso, apprezzano questo fenomeno, no? Hanami, andare a vedere i fiori, cogliendo l'occasione per fare una passeggiata, per mangiare qualcosa alle bancarelle, per vedere i templi o per partecipare anche ad attività sociali, come avete visto per esempio nel mercatino. Così è. Questa è una zona, diciamo, decontaminata dagli stranieri, in quanto non essendo una zona mainstream, non essendo una zona famosa, qui si incontrano pochi stranieri, a parte il sottoscritto e qualche altro che magari conosce, però insomma Ikegami Honmonji non è un posto conosciuto, e per questo magari se vi trovate anche a Tokyo in questo periodo, anche comunque avete visto che è una zona che secondo me vale la pena di visitare. Effettivamente questo era il primo anno anche per me che facevo hanami qui a Ikegami Honmonji. Io spero che comunque la pillola vi sia piaciuta, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Già, matane!